grandi registi italiani e contemporanei gemelli. Immagino i film precedenti, c'è La Terra dell'Abbastanza, Le Favolacce, se si può pensare questo film come il terzo di una ideale trilogia, che ne so, per chiamare la trilogia della periferia. Partiamo da qui, senza spoiler, mi raccomando. E innanzitutto grazie mille di essere presenti. Questo cinema è molto bello e richiama molto la casa che vedrete, perché ha questa forma così un po' curva. Sì, è interessante, sarà molto bello, immagino, per voi. Però ovviamente il regalo ce lo state facendo voi, essendo qui presenti. In questo momento non è né facile né scontato, quindi avete tutta la nostra gratitudine. Questo è un film che chiude una trilogia. Chiaramente chi non ha visto i nostri film precedenti non è assolutamente escluso da questa visione, anzi. È un film che si discosta molto dalle nostre due opere precedenti e se ne discosta fieramente, perché sono noi che bissarsi a queste da noi che siamo ancora all'inizio sarebbe delittuoso. È un film che immagino riesca a dialogare con ogni tipo di pubblico. Noi proveniamo dalla borgata e dalla periferia romana e questo film è ambientato nella periferia di Latina, è una periferia assolutamente desertificata e come vedrete nelle poche immagini molto spettrale, però nessuno è escluso, ecco, è un film che indaga gli insospettabili, quindi indaga tutti quelli che di solito si tirano fuori dalle storie perché non sentono che gli appartengono per provenienza geografica, per provenienza sociale, per background. Siamo molto fieri di questo film, è inutile negarlo. Parlare prima del film è molto complicato, perché chiaramente il biglietto l'avete già comprato, quindi non è che dobbiamo convincervi a prenderlo. Però c'è veramente il regalo che ci fate stando qui è molto prezioso. Io passo la parola a Michele, che spero che riuscirà a essere più loquace e meno timido, però conoscendolo mi sapevo di no. Sono anche molto più timido di mio fratello. Ciò che mi rallegra di questo film è il fatto che possa essere comprensibile, nel senso che si sente bene, e l'assenza di dialetto che un po' caratterizzava i nostri primi due film qui è assente. Abbiamo fatto un lavoro con gli attori di cercare di mantenere l'italiano quanto più possibile neutro, e questo era un gesto che sentiamo doveroso, altrimenti rimanevamo sempre un po' troppo romanocentrici, e ogni tanto soffrivo di questa innanzitutto pigrizia, che è la pigrizia di noi romani, che pensiamo che il nostro dialetto sia ipercomprensibile anche nello smucinare parole, tipo adesso io che parlo non si capisce molto. È un film molto onesto, non so se sia bello o brutto, neanche mi interessa moltissimo. È bello, dici, ok. Però è un film molto onesto, molto studiato, abbiamo disegnato tutte le inquadrature di questo film, quindi se non dovesse piacervi è tutto per il nostro, nel senso che nulla di quello che vedrete è frutto di distrazione, al massimo può essere frutto di ingenuità, ma è un'ingenuità che proviene dalla voglia di fare e dalla voglia di non escluderci dai personaggi che raccontiamo. Ecco, questo personaggio per icone, per emblemi, racconta anche un po' metaforicamente i nostri lividi in quanto maschi. Ecco, diciamo che tu dicevi trilogia della periferia, per me è una trilogia del maschio, sul quanto il maschio abbia un po', per quanto mi riguarda, reso l'aria irrespirabile in questo paese, soprattutto quel ventennio che noi di questa generazione abbiamo vissuto con
Berlusconi e tutto quell'orrore. Quindi, diciamo così, sì. Questo applauso per il prossimo Presidente della Repubblica, no. Carlotta, presentati al pubblico della, diciamo non della tua Torino, ma del tuo Piemonte, perché io stesso ho scoperto qui che Carlotta è nata ad Asti, quindi noi siamo particolarmente affezionati ai nostri artisti. Grazie. No, io sono nata a Torino, questo mi piace precisarlo. No, poi ho sempre vissuto ad Asti, ma mi definisco sempre molto di Torino. E a dicembre dell'anno scorso ho fatto il mio primo provino con i fratelli di Innocenzo. Il provino, sì, feci 3 provini e il primo provino fu un po' travolgente, un po' come sono loro due. Quindi io arrivai e feci la scena che non c'è più nel film. E niente, me ne andai, non ci furono molte parole tra di noi. E mi sono riscoperta abbastanza libera davanti a loro due, sebbene fossero già dei registi importanti. E poi gli altri provini furono solo di improvvisazione, quindi non c'era nessun copione, dovevamo improvvisare delle scene. Prima del provino, poi me l'hanno ridetto dopo tutti insieme, dicendomi che sarei stata la figlia dello Germano, e io a quel punto niente, mi sono buttata per terra, ho iniziato a ridere, a piangere. Chi mi conosce sa che reagisco così. E niente, scusate la timidezza, però America Latina è stato un viaggio stupendo, quindi niente, ringrazio Fabio e Damiano e buona visione. Che potrebbe essere, al contrario ci sono i fumetti da cui si trae un film, questo è uno di quei film da cui si potrebbe trarre una graphic novel per le inquadrature, per anche la profondità. Siete d'accordo? Sì, è bellissima idea, è un buon modo per arrotondare. Adesso faremo uscire il fumetto, sì. Comunque tu sei, ho constatato, no, che tu sei l'unico non timido in questo palco, io che si parla tantissimo te, invece parli molto molto poco. E, no, sì, il lavoro su, noi da bambini disegnavamo e disegniamo appunto fumetti. Poi abbiamo lasciato perché, essendo abbastanza precoci, eravamo un po' schiacciati da alcune pressioni, tra cui andare all'Accademia Disney. E quindi abbiamo declinato, abbiamo lasciato carta e penna e ci siamo dedicati alle letture, ad altre cose. Poi abbiamo riabbracciato la forma dell'immagine con la fotografia e poi abbiamo rincontrato il cinema, abbiamo rincontrato anche il disegno, no? Il lavoro, ecco, per immagini. Questo è un film veramente poco parlato. È un film quasi muto, molto espressionista, e che fa delle immagini, che mette proprio le immagini al centro della narrazione, ed è un film molto diverso dal nostro precedente, che era molto largo, che era molto vasto, per luoghi, per personaggi. Questo è un film minuscolo, e in questo essere minuscolo c'è tanto del personaggio protagonista, ma c'è anche tanto di, c'è una grandissima solitudine, ecco. E quindi insomma i temi sono questi e fammi l'orologio finto che non c'ho qua. Beh, io direi che siamo quasi arrivati al momento di, sì, perché comunque a una certa non vorrei ammorbarli prima di vedere il film e vorrei che il film in qualche modo vi sorprendesse. E, tanto a noi chiaramente non può non piacerci, cioè, quindi questo è la palissiana. Poi sta a voi il giudizio e mi raccomando, se il film vi piace o comunque dialoga con voi e vi crea qualcosa, vi smuove qualcosa dentro, passate la parola, che è importantissimo.
in questo momento di cinema vivono un momento disgraziato, purtroppo parlo di un momento che si protrae ormai da 2 anni, però comunque sia resta un luogo unico. Cioè io a volte quando sono al cinema mi scordo che c'è una mascherina, mi scordo che stiamo vivendo in un momento di pandemia, mi scordo tutto quando i film sono belli. Quindi speriamo che questo film possa farvi questo effetto e possa farvi scordare di voi e che possa farvi poi pensare e dialogare. Grazie mille.